alla casa circondariale di Santa Maria Capuavetre per dire che Fratelli d'Italia è senza se e senza ma al fianco della polizia penitenziaria, quando 150 delinquenti armati di coltelli artigianali e di olio bollente affrontano la polizia deve sedare le rivolte, e quello scomparso di Bonafede doveva essere qua a conferire un encomio a questi ragazzi, perché sono riusciti a sedare la rivolta con grande determinazione e grande professionalità. Fratelli d'Italia ha chiesto che venga conferito un encomio a questi ragazzi. Il ministro non si è visto. Qui c'è un corpo di polizia dello Stato lasciato solo in carenza d'organico. Per questo abbiamo anche presentato al decreto rilancio un emendamento che consente lo scorrimento delle graduatorie e poter compensare questo scompenso che tutti i giorni ricade sulla vita lavorativa di questi uomini che servono lo Stato. In carcere ci sono due tipi di persone: chi ci sta perché ha commesso un reato e chi serve lo Stato. Fratelli d'Italia starà dalla parte di chi serve lo Stato.